Buonasera Scorpione, settimana del 26 di settembre al 2 di ottobre, prima settimana di autunno. Cosa prevede il piatto per questa settimana? Ci sono dei cambiamenti. Cambiamenti che spostano ancora l'energia dai segni di terra ai segni di aria. Per ora, poi passeranno ai segni di acqua, passeranno proprio verso di te. Anzitutto ricordiamoci la luna nuova che si compirà domenica sera, domenica 25, in bilancia, 2 gradi della bilancia, e i cui effetti sentiremo per tutto il mese, ne parliamo in un video apposito. Ricordiamoci che il sole è in bilancia e ricordiamoci che c'è Venere. Finora ancora positiva, insieme a Mercurio dalla Vergine ci guardano in maniera positiva. Mercurio che è fino al retrogrado, che settimana prossima tornerà finalmente diretto, sempre in Vergine, e Venere che dal 29 passa in bilancia, quindi fino al 29, fino al 28 almeno ci abbiamo positiva in Vergine, dopodiché passerà in bilancia. Si sposta da forza segni di aria. In qualche modo ancora positività per questa settimana dal punto di vista dell'amore, poi le cose cominciano piano piano a diradarsi, non a sparire. Quello che si nota comunque è ancora l'effetto di questo Urano. Urano, ce l'abbiamo in opposizione, retrogrado dal segno del Toro, quindi per lo Scorpione non c'è pace in questo momento, le cose si svolgono in maniera sempre più veloce. Devo dire che qualcuno di voi si è innamorato, qualcuno di voi ha approfittato della gentilezza di questa Venere. Occhio che da fine settimana le cose, ripeto, rallenteranno. I segni di acqua momentaneamente mantengono soltanto Nettuno retrogrado in Pesci, non hanno nessun altro supporto. I segni di fuoco mantengono Giove retrogrado in Ariete e nessun altro supporto. I segni di terra hanno, come ho detto prima, in Vergine, Venere e Mercurio retrogrado che diventa diretto e la Venere che si sposta dal giorno 29, in Capricorno Plutone retrogrado, in Toro Urano retrogrado, quindi forti segni di aria, ma fortissimi, dobbiamo dirlo, i segni di aria. Perché? Perché hanno Sole in bilancia, luna nuova che si forma in bilancia, Venere che il 29 raggiunge la bilancia. Scusate, Saturno retrogrado in acquario e quella forza di Marte in gemelli, quindi segni di aria molto molto forti. Andiamo a vedere però a dispetto di questa opposizione Urano, quadratura Saturno, insomma i pianeti del movimento ce li avete entrambi messi maluccio, come sarà questa settimana? Perché tanto questa è una situazione che si ripercuote che vedete da tanto tempo, quindi diciamo, ormai vi siete avvezzi. Il cambio di Venere è quello che potrebbe darvi qualche fastidio, ma andiamo a vedere. Energia interna dello Scorpione, l'otto di denari, energia esterna, il fante di spade, al contrario, è l'asso di spade. Allora, i numeri 71, 64, 54. Caro il mio Scorpione, nella tua mente c'è il lavoro soprattutto, ma soprattutto devo dire il comunicare in maniera nuova, in maniera da esporsi a crescita, quindi lentamente, no? Da esporsi a crescita. Per qualcuno c'è proprio un nuovo inizio, per qualcuno c'è un nuovo inizio che non è esattamente dei migliori, perché potrebbe essere il nuovo inizio dettato da una fine, soprattutto di comunicazione. Ok, sicuramente dentro di voi vi sentite pronti per investire, per guadagnare. Si raccoglie ciò che si semina, vabbè. Affronta il peggio per rinascere, rimani vigile. Fondo mazzo, con te mi sento felice. In qualche modo l'ho detto, secondo me ci sono degli scorpioni che devono prendere coscienza con una fine, con una
Perché lo dico? Perché l'asso di spade, che di solito sancisce la divisione, no? O un inizio di comunicazione o una fine di comunicazioni. In queste carte esatte ci parla di inizi, ma anche di cattive notizie. Quindi dico, non è detto che sia un inizio dato da qualcosa di bello, potrebbe essere dato da un qualcosa che finisce, per cui comincia una nuova fase. Devo dire che la vostra energia interna è molto positiva, perché abbiamo un 8 di denari. Molto molto positiva, avete voglia di guadagno, avete voglia di fare qualcosa di nuovo. Potrebbe essere questo nuovo inizio relativo a situazioni economiche, ma anche, devo dirlo, a situazioni sentimentali in cui vi rendete conto che qualcuno che comunque da tempo, che coltivate da tempo, che state coltivando da tempo, vi fa sentire, vi fa stare bene, con te mi sento felice. Poi sotto, guardate, abbiamo pure mie emozioni. Sì, secondo me c'è qualcuno che vi fa stare bene, però per rendervene conto dovrete passare da un momento negativo. Dico, non escludo, che so, una litigata, non escludo una chiusura di conversazione, non escludo nulla, non escludo anche un. Una comunicazione da un punto di vista lavorativo che vi metta un attimo sotto, vi sconcerti un attimo, che comunque vi fa capire a fondo l'importanza di una situazione o di una persona e che dà il là a una nuova fase con questa situazione, questa persona. Rimanete vigili, ci dicono le carte, non è il momento di calare la guardia, ok? Quindi in ogni caso state raccogliendo ciò che avete seminato per quanto riguarda investimenti. Non escludo per gli scorpione dei nuovi inizi lavorativi. Ecco, questa è una settimana in cui secondo me molti scorpione potrebbero andare incontro a comunicazioni che riguardano nuovi inizi lavorativi, ma in fin dei conti stanno semplicemente raccogliendo ciò che finora hanno lavorato bene e adesso si prospetta un periodo in cui raccolgono i loro frutti, ok? E questa è l'energia interna dello scorpione, sa che questo è il momento. Esternamente stiamo attenti, abbiamo questa, non mi ricordo se ho detto i numeri, 71, 64, 54, non mi ricordo, ve li ripeto, 71, 64, 54. Abbiamo l'Arcfante di Spade al contrario. Il Fante di Spade solitamente è la spia, il rivale, al contrario invece ci parla di qualcosa di bello che sta arrivando. 2 di coppe, 5 di coppe, sole, cavaliere di bastoni. Allora, io ho la sensazione che, posto che è molto presente il segno del leone, il segno dell'acquario, che tra l'altro sono in antitesi solitamente, sono opposti. Questa è una settimana piena di dubbi per lo scorpione. Relativamente a un rapporto di coppia, si potrebbe fare chiarezza. Qualcuno potrebbe arrivare verso di voi, si potrebbe muovere verso di voi. Potreste avere improvvisamente delle liete sorprese, come ci dice questa carta. Molta positività, ma contemporaneamente molti dubbi. Io credo che ci siano dubbi e rimpianti che animeranno gli scorpioni questa settimana relativamente a qualcosa che potrebbe smuoversi a dei rapporti di coppia. O questo non significa un rapporto di coppia stabile, qualcuno con cui voi se, vi sentite tantissimo in risonanza. Questa persona o questa situazione potrebbe manifestarsi all'improvviso, insieme a tutta una serie di dubbi che vi portate appresso, ma che in qualche modo vi renderanno l'idea, vi chiariranno il quadro delle situazioni. Qui c'è proprio qualcuno che si muove abbastanza improvvisamente, superando difficoltà, molto presente anche il segno della bilancia, quindi bilancia, acquario, leone. Potreste essere voi, ma questa energia esterna potrebbe improvvisamente rivelarsi a voi, farsi muoversi verso di voi una persona verso cui sentite grande trasporto, però questo scatena poi una serie di dubbi, una serie fa chiarezza in voi, scatenando una serie di dubbi, portando insieme a un nuovo inizio anche una situazione di grande perplessità, devo dirvi, ok?
rispetto a quella, a una situazione che si potrebbe chiudere. Quindi, notizie che arrivano improvvise, ne abbiamo due di carte che arrivano, le situazioni, notizie improvvise, però non sempre sono assolutamente positive per lo Scorpione questa settimana. Quindi mi raccomando, tieni duro, verrà il tuo tempo. Questa è una settimana ancora in cui ci si muove molto freneticamente, però verrà il tuo tempo, mi raccomando, sta per arrivare il tuo tempo. Questo è un momento di fare chiarezza, chiarezza nell'armonia, chiarezza nel rapporto. D'altronde la luna nuova in bilancia, quello poi spingerà, poi ne parleremo. Don't worry, be happy. Quindi anche questa carta ce lo dice, c'è un momento di difficoltà, però stai attento, cioè stai tranquillo, è un momento che supererai facilmente questa settimana, come i delfini, no? I delfini si muovono in questa maniera. Beh, io credo che questo sia uno di quei momenti. Lo scorpione vive un momento in cui avvertirà un attimo, non di cedere, ma come se qualcosa di negativo stia per arrivare, ma non vi preoccupate, è qualcosa che in ogni caso è positivo, ok? Qualcosa di improvviso arriva questa settimana nello scorpione o per lo scorpione ed ha a che fare col lavoro o con la persona di riferimento o con proprio i guadagni veri e propri. Quindi mi raccomando, Scorpione. C'è il fare chiarezza rispetto a tutti quei dubbi di cui parlavamo prima. Il fare chiarezza serve per andare avanti in una maniera più consona anche alle nostre stesse aspettative. Ci potrebbero essere questa settimana delle sorprese, non sempre positivissime, ma in ogni cosa qualcosa che si apre, perché quando ci sono queste aperture, sono aperture che precludono a chiusure che non sono negative, quindi mi raccomando, qualcosa di nuovo si sta aprendo. Tra l'altro arriverà tra poco anche il tuo tempo, quindi io penso che siano tutte situazioni positive, solo che devi affrontarle oggi e oggi ti pare che la situazione non porti a niente di buono. Non preoccuparti, sii un po' più lungimirante. Ok, Scorpione. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti e noi ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.